Allora amici, buongiorno, ci risentiamo, volevo darvi un aggiornamento, tanto diciamo una buona notizia, sono arrivate già tantissime persone, ecco qui adesso arrivano anche altri due attivisti, siamo qua, purtroppo come sapete il TAR ha rigettato l'istanza di sospensiva dell'ordinanza dell'ASL, che quindi da questa mattina, da quando il TAR praticamente l'ha rigettata, l'ASL potrebbe arrivare da un momento all'altro perché purtroppo l'ordinanza è assolutamente valida. Quindi l'appello che si continua a fare qui, a nome ovviamente di tutti noi che siamo qua, ringrazio anche Anita, Massimo che sono appena arrivati, grazie ragazzi, è quello proprio di fare arrivare più persone possibili alla sfattoria degli ultimi. Quindi vi chiedo la cortesia, ecco, di mettervi in macchina così come hanno fatto già tante persone che state vedendo, ecco siamo circa già 150-200 persone tra dentro e l'esterno, ecco qui come vedete la cortesia che poi non è una cortesia, è un dovere a mio avviso di tutti essere qua per provare a salvare la vita a questi animali, perché ripeto, da questo momento, visto che l'ordinanza purtroppo è operativa, ci attendiamo l'arrivo da un momento all'altro dell'ASL, del servizio veterinario. Ecco qua, come vedete, siamo in tantissimi per il momento, però serve ancora tanta gente. Quindi per favore, chi può, ecco, si metta in strada e ci raggiunga qui alla sfattoria degli ultimi, via Arcore 92, Roma Nord. Serve la presenza di tutti, quindi per favore venite, ecco, perché qua la situazione è no critica di più, c'è una tensione altissima, ovviamente potete immaginare tra tutti noi, ecco, guardate quante macchine ci sono dentro e tutte queste macchine, ecco, che vedete all'esterno sono tutte di persone che appena hanno appreso la notizia si sono precipitate qui per fare da scudo e per proteggere, ecco, questi animali con tutte le proprie forze. La persona, ecco, che vedete qui all'esterno è un agente, un funzionario di polizia in borghese, potete immaginare, ovviamente qui la zona è anche presidiata dalle forze dell'ordine, perché potete immaginare cosa può accadere qui se arrivano questi signori con i forchettoni elettrici per ammazzare gli animali. Ecco, quindi per favore ve lo richiedo ancora una volta, lo chiedo a tutta la classe politica, agli attivisti, è veramente indecente che non ci sia un parlamentare conosciuto, magari, ecco, un senatore, insomma qualcuno che sia disponibile a venire qui e dare anche una voce a nome dello Stato, insomma parlamentari, senatori, dico eletti da noi, qui non c'è nessuno, quindi mi appello anche a chiunque faccia parte di un movimento, un'associazione che non c'entra anche nulla con gli animali, che so, posso pensare quelli che fanno il raduno con le moto, con le macchine, insomma chiunque è disposto a dare voce a questi animali, per favore venga qui, perché è necessaria la presenza di tutti. Il TAR un'ora fa circa ha rigettato l'istanza di sospensiva che era stata chiesta dagli avvocati, e quindi da questo momento l'ordinanza è valida, l'ASL può venire qui con la ditta incaricata e con l'elettroshock uccidere 140 animali. Io non so se voi sapete cosa vuol dire, ecco, se avete visto i filmati anche degli altri allevamenti, prego, vuoi passare? Degli altri allevamenti, insomma, dove purtroppo questi animali già destinati al consumo umano sono stati sterminati, hanno fatto veramente una morte atroce nel peggiore dei modi con i forchettoni elettrici, gli animali muoiono dopo circa 30 minuti di agonia, è una cosa terribile, quindi per favore vi rinnovo l'appello, partecipate, venite via Arcore 92 Roma Nord. Grazie ancora di cuore a tutti, per il momento un saluto dalla sfattoria degli ultimi, grazie. Non riprendere persone, sono lamentati soppato?